Tecnorete, moderne agenzie, con l'esperienza del gruppo Tecnocasa. Presentato presso la sede di Federfarma a Catanzaro, il progetto Studio di monitoraggio del consumo dei farmaci sintomatici nella cefalea. Un progetto pilota messo a punto dall'Istituto Neurologico Mondino di Pavia in collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti di Pavia e con la Federfarma, che ha visto coinvolte 24 farmacie della provincia di Pavia. In base ai risultati preliminari ottenuti dallo studio pilota, si è pensato di estendere tale progetto ad altre realtà. Per questo motivo, subito dopo Pavia, le province coinvolte sono state Cosenza e Catanzaro. Nella città dei Tre Colli, le farmacie che hanno aderito allo studio sono 22, come sottolineato dal presidente di Federfarma Catanzaro, dottor Vincenzo De Filippo. Nell'ambito della provincia di Catanzaro partirà un progetto pilota sull'uso dei farmaci sintomatici della cefalea. Mi riferisco a FANS e triptani, per essere chiaro, nimesulide e farmaci antinfiammatori non steroidei. Coinvolgerà 22 farmacie della città e della provincia di Catanzaro, che vanno a coprire il 10% dell'intera provincia. Dopo Pavia, Catanzaro, Cosenza, Novara e Novara. Queste sono le città dove il progetto sarà sperimentato. Tutto questo sarà, da parte nostra, il ruolo del farmacista, sarà di natura una raccolta statistica per quanto riguarda l'abuso e l'utilizzo di tali farmaci, quindi da parte nostra piena professionalità nel collaborare a tale progetto. Il momento farmacologico il compito è quello di definire la causa della patologia in modo tale da intervenire in maniera concreta. Il progetto che stiamo lanciando è appunto quello di individuare tutta una serie di fattori che possono incidere sull'insorgere della patologia per trovare poi delle soluzioni idonee atte a risolvere il problema. Un esempio molto banale per poter seguire questi pazienti è quello di utilizzare un diario della cefalea. Si è passati col tempo da quelli che sono i diari cartacei di uso comune, e questo ci consente di seguire il discorso dei farmaci assunti, i fattori scatenanti, le ore di sonno, lo stile di vita del paziente stesso, e col tempo si è passati a diari sempre più sofisticati, mirati a particolari patologie. Ultimamente, nell'ambito di questo progetto, che è quello del monitoraggio degli analgesici nel territorio, abbiamo messo a punto un diario digitale. Un diario digitale che al momento gira su supporti, quindi sui vari telefonini con sistema Apple oppure sistema Android. Questo ci consente, da una parte, di avere la comodità d'uso e quindi non perdere utili dettagli nel seguire il paziente. Dall'altro ci consente, attraverso un sito dedicato, di poter vedere anche a distanza e gestire a distanza la carta oraria, il diario del paziente, ed eventualmente intervenire in modifiche della terapia oppure suggerire una visita di controllo o eventualmente posporre una visita di controllo e quindi facilitare il paziente nel suo percorso temporale. È un fenomeno molto frequente nell'ambito dei pazienti che soffrono di mal di testa, ovviamente mal di testa cronico. Quindi il mal di testa cronico molto spesso è causato dall'abuso dei farmaci, perché questi farmaci interferiscono con meccanismi importanti di trasmissione e plasticità sinaptica a livello centrale, per cui alla fine il farmaco diventa il meccanismo di mantenimento della cefalea, per cui molto spesso i neurologi l'unico intervento che possono fare è il cosiddetto washout dei farmaci farmacologico per sospendere il trattamento, e questo richiede competenza e tempo, e quindi ripristinare una sensibilità normale ai farmaci per il mal di testa che siano più appropriati nel paziente del caso. Certamente la maggior parte dei pazienti affetti da cefalea fa un'automedicazione, cioè significa che si cura da solo, e questo è un fattore di rischio per la cronicizzazione della cefalea e la comparsa di una nuova cefalea che noi chiamiamo cefalea d'abuso. Presso il nostro centro cefalee, presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, frequentemente, direi quasi quotidianamente, veniamo all'osservazione di questi pazienti.
Certamente un'opera di prevenzione significa anche fare una giusta informazione verso i pazienti, indirizzarli nel giusto modo dal punto di vista diagnostico e anche terapeutico. Questo secondo me ha anche un riscontro economico, perché porterà un risparmio per il sistema sanitario nazionale e contemporaneamente anche una migliore cura di questi pazienti nel territorio. Oggi c'è una sensibilità enorme.